Buonasera da Cesare Pierleoni, Ernesto Assante e Vincenzo Mollica. Siamo in diretta da Venezia, dove più di 200.000 persone, qualcuno parla addirittura di 300.000, sono qui ad attendere Pink Floyd a Venezia, un concerto per l'Europa organizzato da Frantomasi. Quello che sicuramente è il concerto rock più atteso, singolare e spettacolare del 1989, ma non solo. Singolare e spettacolare soprattutto per la cornice, una cornice unica, questo bacino di San Marco a Venezia, e per l'importanza del gruppo che questa sera vi si esibisce, i Pink Floyd, uno dei gruppi sicuramente più amati dal pubblico di tutto il mondo. State vedendo la folla che è radunata in piazza San Marco, e proprio di fronte alla piazza, da una grande chiatta lunga 97 metri, larga 27, alta 24, tutta coperta di raso nero e per montare la quale hanno lavorato ben 4 giorni 180 persone, assisterete ad uno spettacolo che non è solo un concerto rock, ma una favolosa e barocca messa in scena. Uno spettacolo che è destinato a rimanere nella storia del rock e della televisione, e che i Pink Floyd hanno voluto fosse realizzato in questo luogo e proprio in questo modo, per raggiungere una platea non solo di appassionati di rock. Mentre continuano queste straordinarie immagini, il pubblico si sta scaldando, ci sono applausi e fischi di impazienza, cioè la gente vorrebbe sentire subito i Pink Floyd suonare. Gli ingredienti di questo spettacolo saranno una musica di grande impatto emotivo, un gioco di luci da premio Oscar, il tutto accompagnato da filmati e sorprese degne di un musical moderno. Non a caso, questa serata verrà seguita in mondovisione da 23 paesi, tra cui l'Unione Sovietica e le due Germanie, una volta tanto riunite sotto la stessa bandiera, quella della musica. La festa è cominciata proprio nelle primissime ore di questa mattina. Migliaia di giovani, di giovanissimi provenienti da tutta Italia ma anche dall'estero, hanno invaso pacificamente Venezia ed hanno trasformato Piazza San Marco e le rive adiacenti in una autentica muraglia umana, una muraglia impenetrabile. Sono arrivati con tutti i mezzi, mezzi più strani, abbiamo visto arrivare persino canotti, canoe, e con grande calma, dobbiamo dire, hanno atteso sotto il sole il momento magico, quel momento magico che sta per arrivare. In questo straordinario ponte tra passato e futuro, tra tecnologia e questi monumenti che state ancora vedendo, tra fascino musicale e tecnologia, i Pink Floyd, che tra pochi minuti saranno in scena, dominano il rock in fondo da oltre 20 anni. E per presentarveli più compiutamente, per darvi un po' un'idea del gruppo, di quello che ha fatto nella sua storia, vi proponiamo adesso una brevissima scheda biografica realizzata da Paolo Biamonte, che ripercorre le tappe principali della carriera del gruppo. Cominciava così la storia dei Pink Floyd. Il 1967, anno dell'incisione del loro primo singolo, sembra lontanissimo. Quel gruppo, che ha preso il nome da due bluesmen californiani, Pink Anderson e Floyd Council, ha ormai poco a che fare con la formazione che ha costruito il solido edificio di un mito attraverso album come Amagamma, Atom Heart Mother, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall. Prima di oggi, la storia dei Pink Floyd ha vissuto diverse stagioni, quella iniziale all'alba degli anni 60, quella affidata al fragile esso di Syd Barrett e quella dominata dalla personalità di Roger Waters, iniziata quando Barrett, ormai definitivamente perso sulla strada dell'LSD, fu sostituito da David Gilmour. L'integrazione della musica con l'arte è sempre stata uno degli elementi caratteristici del lavoro dei Pink Floyd. Basti pensare al celebre film girato nelle rovine di Pompei o alla recente esibizione a Versailles, autentico preludio alla grande kermesse di questa sera. Anche il cinema è stato uno degli interessi di Gilmour e compagni, che hanno inciso diverse colonne sonore, tra le quali la più celebre rimane quella incisa per Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni. La collaborazione tra i Pink Floyd e Roger Waters, che si è interrotta nell'83, aveva toccato il suo apice con The Wall, un album dedicato ai mali della società che è poi diventato un film, in parte animato e in parte interpretato da Bob Geldof. Ai Pink Floyd sarebbe stato comunque sufficiente aver inciso The Dark Side of the Moon per entrare nell'Olimpo del rock.
The Dark Side of the Moon è uno degli album più venduti della storia del rock. Dal 73 è stato per 600 settimane in classifica e ha venduto 15 milioni di copie. Oggi i Pink Floyd sono saldamente nelle mani di David Gilmour e Nick Mason, autentici artefici dell'ultimo album Momentary Lapse of Reason e del live A Delicate Sound of Thunder. Richard Wright si limita a stare nell'ombra, soddisfatto del suo ruolo di comprimario di lusso. Da quando Roger Waters è andato via, ha detto una volta David Gilmour, l'atmosfera nel gruppo è più felice e i concerti hanno perso il loro carattere angoscioso. Il pubblico, comunque, è dalla loro parte. Allora, siamo tornati in diretta. Le immagini che vedete sono quelle del bacino della laguna di Venezia di fronte a San Marco, dove la gente è assiepata, come vedete, su tutti i tipi di imbarcazioni possibili, davanti alla grande chiatta che sta per ospitare il concerto di Pink Floyd. Un pizzico di storia del gruppo l'abbiamo fatto, vale la pena ricordare che sono veramente una formazione da annoverare nel Guinness dei primati. Hanno venduto più di 100 milioni di dischi, 7 dei quali soltanto in Italia, dove hanno un seguito di pubblico enorme. Forse sono la band che per il pubblico italiano incarna lo spirito e l'immagine del rock and roll, e soprattutto un disco, Dark Side of the Moon, come ha detto lo stesso Biamonte prima nella scheda, in classifica dal 1973 ininterrottamente negli Stati Uniti, ed ha addirittura un impianto di produzione di compact disc che stampa unicamente quell'album che è andato ancora una volta l'anno scorso al numero uno delle classifiche di vendita. Il tour che si conclude questa sera è iniziato nel settembre dell'87, è stato seguito da quasi 6 milioni di persone in 15 paesi diversi, 2 milioni e mezzo di persone l'hanno seguito in Europa e ben 420.000 spettatori nei concerti italiani in due diverse tornate di esibizione. Nel frattempo i due registi del programma, Wayne Isham ed Egbert Van Ess, hanno dato ancora meglio la sensazione di questa cornice incredibile in cui si svolge questa sera il concerto. Mancano ormai poco meno di 7 minuti all'inizio del grande concerto dei Pink Floyd. Sono passati 20 anni esatti dallo sbarco sulla Luna, la ricorrenza è proprio di questi giorni, e nel 69 la BBC, la televisione pubblica inglese, usò proprio la musica dei Pink Floyd come commento sonoro per quello storico evento. Ma non è finita. Gli astronauti della Soyuz hanno portato nello spazio l'ultimo disco dal vivo che i Pink Floyd hanno realizzato durante questa tournée, proprio il concerto che ascolterete questa sera. Non sono state solo rose e fiori, il concerto dei Pink Floyd è stato accompagnato da polemiche molto aspre, fino all'ultimo minuto, tanto da mettere in forse anche lo spettacolo di questa sera. Alla fine, come sempre, ha vinto il classico compromesso all'italiana, il compromesso in che cosa consiste? Si è arrivati all'abbassamento del volume a 60 decibel, questo volume così non danneggia i monumenti di Piazza San Marco. Questo compromesso ha salvato anche questo incontro artistico che si svolge nell'ambito di un'antichissima festa popolare veneziana, la festa del Redentore, che risale al 1578. Una festa che è denominata, tra l'altro in maniera molto suggestiva, la notte famosissima. Cos'era accaduto? Dal 1576 al 1578 Venezia ha vissuto una terribile pestilenza. Il Senato di allora fece il voto di innalzare un tempio in onore del Cristo Redentore nell'isola della Giudecca se la peste fosse finita, aggiungendo l'obbligo a tutti i veneziani di recarsi al tempio ogni anno in solenne processione. Quando la peste finì, il tempio venne edificato su un disegno di Palladio. Bisogna dire che è anche una grande tradizione popolare questa che si ripete ogni anno. Tutte le barche vengono illuminate, e un colpo d'occhio è suggestivo, lo potete vedere benissimo. Su queste barche ci sono dei piatti veneziani che vengono consumati con grande allegria. Insomma, una grande festa popolare che si conclude con grandi fuochi d'artificio. Vale la pena di ricordare che un così vasto numero di persone in Italia è un vero e proprio record, non c'è mai stato un concerto italiano seguito da così tanto pubblico. Possiamo ricordare altri eventi curiosi e particolari nel rock, nella storia del rock, come lo stesso concerto di Pink Floyd a Pompei o quello che i Grateful Dead tennero qualche anno fa davanti alle piramidi in Egitto. Ma sono i Pink Floyd senza dubbio ad amare i Colossal e a rinnovare l'appuntamento con il pubblico in questi appuntamenti appunto molto curiosi, come accade per il loro concerto a Berlino Ovest
davanti alle porte di Brandeburgo, che richiamò decine di migliaia di persone dall'altra parte del muro, a Berlino Est, o ancora il clamoroso spettacolo di The Wall, con il più grande palco mai realizzato per un concerto rock, lungo ben 160 metri, sul quale veniva costruito durante il concerto un vero e proprio muro che dopo l'intervallo veniva simbolicamente distrutto. Ernesto, bisogna dire che ogni tanto parte un suono che fa scaldare il pubblico perché si pensa che il concerto sia partito. Tanto un'altra cosa volevo aggiungere è questa: noi abbiamo dato una stima di 200.000 persone, in realtà sembra siano molte, ma molte di più. Nel passato i Pink Floyd hanno realizzato collaborazioni d'autore di grande rilievo, questo sempre per spiegarli meglio. Hanno firmato con la loro musica la scena delle esplosioni ripetute, una scena rimasta nella memoria di tutti nel film Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni, il film che descriveva con grande lucidità visionaria la fine di un'epoca, gli anni 60. Un film che è entrato nella storia del cinema e chi non ricorda, appunto lo diceva anche Biamonte nella scheda, il film di Alan Parker, The Wall, tra l'altro un film proibito dal governo razzista sudafricano di Botha, e anche quello è stato un altro capolavoro dell'arte visuale. E poi la collaborazione con Roland Petit per un balletto ispirato a Majakovskij. Il concerto che vedete questa sera comunque non è esattamente il momentario Lapse of Reason Tour che avete magari molti di voi seguito dal vivo. Si tratta di una versione ridotta, studiata in maniera precisa e specifica per la resa televisiva, e vale la pena ricordare anche che viene ripreso questo concerto da 15 telecamere, quindi probabilmente sarà uno spettacolo nello spettacolo proprio il seguirlo in televisione. Il concerto durerà un'ora e mezza, 88 minuti per la precisione, e si aprirà con uno dei brani più classici dei Pink Floyd, che è Shine on Your Crazy Diamond, per poi seguire con gran parte del materiale del nuovo disco e quindi una lunga selezione di classici dei Pink Floyd, brani che hanno portato il gruppo ad essere quello che è oggi, un gruppo che forse per primo ha saputo fondere linguaggi diversi, momenti spettacolari diversi e rendere il rock un qualcosa che non è soltanto musica ma è anche movimento, cultura e spettacolo. Per rendere al meglio lo spettacolo, per rendere lo spettacolo più suggestivo e anche più preciso, i Pink Floyd hanno computerizzato tutto, è stato studiato attimo per attimo al computer. Questo dei Pink Floyd a Venezia, questo concerto per l'Europa, è il fatto di costume, il fatto di musica rock che Rai 1 propone, legato appunto alla musica per il 1989. Due anni fa, nel 1987, c'era stata la diretta del Tour di Madonna da Torino e nel 1988 un altro avvenimento straordinario, il concerto di Prince da Dortmund. Questo spettacolo, che si muove tra sogno e incubo, come vedrete, perché le luci sono molto suggestive, è stato voluto a tutti i costi dai Pink Floyd, che per questa serata hanno speso 2 miliardi. Per allestire lo spettacolo hanno lavorato 500 persone, insomma uno sforzo non comune, degno però della cornice che ospita questo concerto. Lo spettacolo, lo sottolineiamo ancora, non è un comune concerto rock, è un gioco artistico di grande livello. C'è chi ha paragonato i Pink Floyd, forse esageratamente, a Vivaldi e a Gershwin. Sicuramente è un paragone molto azzardato, ma di fatto la musica dei Pink Floyd è una delle colonne sonore del nostro tempo. Vogliamo fare anche un po' di cronaca rosa, diciamo che si erano annunciati moltissimi ospiti illustri ad assistere a questo concerto, è piuttosto difficile avere notizie attualmente in città perché gli alberghi sono isolati. Ma le ultime voci dicevo che c'era Woody Allen, esatto. Tom Cruise, Mia Farrow, due dei Duran Duran. Cioè e poi, Simon Le Bon. E poi chissà quanti altri proprio nelle barche che vedete davanti al palco. Parlava anche di Zucchero Fornaciari. Esatto. Comunque la partecipazione del pubblico è stata veramente esemplare, vogliamo giustamente sottolinearlo. Finora si è svolto tutto nella massima calma. Io credo che stiano per essere ultimati i preparativi davanti al palco, la sistemazione delle barche. Manca proprio pochissimo, sta per cominciare uno spettacolo memorabile. Stiamo per lasciarvi con il delicato suono del tuono dei Pink Floyd. Ci sarà qualche secondo di nero, un particolare tecnico necessario per mettere in onda la sigla dell'Eurovisione. Allora, vi auguriamo buon ascolto, ci risentiremo più tardi con il concerto dei Pink Floyd. Thank you.
Grazie, thank you very much indeed. Buonasera. Right, we're just going to get on with some music, okay? Have a good time, we're going to. Take it away, gal.
Stayed here. 9 chances out of 10, we both wind up in a concentration camp with my children.
in the sky. A man lies in dreams, green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking. He's haunted by the memory of the lost paradise. Is it youth or a dream? It can't be precise. He's chained forever to a world that's departed. It's not enough, it's not enough.
on the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of other suffering. Oh, you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have now. Unaware how the rags have grown, driven on by a heart of stone, we could find that we're all alone in the dream of the crowd. Of the night, as the daytime is stirring, where the speechless unite in a silent accord, using words you will find the strength, mesmerized as they light the flame, feel anew in the change on the wings of. We'll be right back.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a real fear from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you the train? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees. You here.
I can't hear what you're saying. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got that feeling once again. I can't explain, you will not understand. This is not how. Out of the cold.
lo scenario veneziano con i fuochi della festa del Redentore. Vi auguriamo naturalmente, speriamo che voi, anche voi vi siate divertiti come sicuramente si è divertita la gente qui e da Venezia. E continua l'entusiasmo dei ragazzi, gli applausi sembrano non finire mai. E come sicuramente si sono divertiti anche i componenti del gruppo, avete visto che soprattutto nella parte finale del concerto sorridevano largamente soddisfatti della riuscita di questa grande serata. Queste immagini credo che non abbiano bisogno di nessun commento, c'è Venezia, c'è la festa popolare, c'è la magia dei fuochi artificiali, c'è stata la grande musica dei Pink Floyd. Noi crediamo che a Venezia sia stata scritta una pagina sicuramente importante, all'altezza delle aspettative di musica, spettacolo ed anche di televisione.